I genitori degli studenti della classe quinta di San Rocco di Borgotaro, oggetto di polemica nei giorni scorsi, attraverso una lettera firmata, precisano che oggi solo un genitore è contrario all'aula. Penultimo riequilibrio di bilancio per il comune di Bedonia in attesa dell'assestamento definitivo. Durante il consiglio non sono mancate critiche da parte di Monteverdi della minoranza. Con la motivazione migliore interpretazione del brano d'obbligo, il concerto d'armonia Valtaro delle bande di Borgotaro e Fornovo ha vinto il terzo premio al concorso bicentenario verdiano. Easy Play è il nuovo centro di aggregazione inaugurato sabato a Borgotaro in via Nervesa che, oltre ad essere una sala scommesse, sarà il punto di ritrovo degli appassionati di tutti gli sport. Domenica 6 ottobre si tiene un'escursione alla ricerca del fungo porcino IGP nelle riserve dell'Alta Valtaro. Sempre domenica escursione tra i colori dell'autunno in un ambiente incontaminato. 2.000 ragazzi provenienti da tutto il mondo e 120 giudici si sono dati appuntamento per 4 giorni all'autodromo di Varano Melegari per la 9ª edizione della Formula SAI Italy. Buonasera da Radio Teleappennino Parma, bentrovati all'informazione locale. I genitori degli studenti della classe quinta di San Rocco a Borgotaro, che è stata, come ricorderete, oggetto di polemica nei giorni scorsi sulla nostra emittente, attraverso una lettera firmata da tutti, precisano che solo un genitore ad oggi, dopo l'incontro avvenuto con il dirigente scolastico Setti e con il sindaco di Borgotaro Diego Rossi, è contrario all'aula. Sentiamo. In risposta ai servizi andati in onda rispettivamente giovedì 19 e venerdì 20 settembre sulla vostra emittente in merito alla sistemazione degli alunni della classe quinta di San Rocco che sarebbero costretti a fare lezione in una stanza prima destinata come sgabuzzino, gli iscriventi genitori degli alunni della classe quinta che firmano la presente lettera in calce vogliono precisare quanto segue. Tutti noi genitori lo scorso maggio abbiamo presentato una lettera firmata da tutti i genitori al sindaco e al preside dove si richiedeva un incontro circa la sistemazione della classe in questione al fine di raggiungere un accordo condiviso tra le parti. Successivamente, nel mese di giugno, si è svolto un incontro alla presenza dei genitori, del preside e del sindaco e in quella sede, dopo aver valutato tutte le varie possibilità, si è raggiunto un punto di incontro. Infatti l'amministrazione comunale e la scuola ci hanno garantito che sarebbe stata aperta una porta d'entrata differente e chiusa una parete così da sistemare i banchi, le lavagne e gli arredi stessi con una disposizione migliore per gli alunni. Con la ripresa delle lezioni abbiamo poi potuto constatare che ciò è stato fatto ed effettivamente la classe è stata sistemata bene. Quindi, alla luce di tutto questo, vogliamo precisare che la segnalazione a RTA è stata fatta da un solo genitore e da altre persone estranee alla classe, mentre tutti gli altri genitori non ne erano a conoscenza, anche perché il problema della classe è stato risolto già con la riunione di giugno. Inoltre, nello stesso servizio è stata fatta polemica per il diario consegnato dalla scuola, in quanto riporta la pubblicità di un supermercato e sul prezzo che deve essere pagato dalle famiglie, mentre il diario viene dato gratuitamente per coloro che hanno versato il contributo volontario alla scuola e invece viene pagato per chi non ha versato tale contributo. A Bedonia, ora dove si è tenuto il Consiglio Comunale con il penultimo riequilibrio di bilancio per il Comune in attesa proprio dell'assestamento definitivo. Nel corso del civico consesso non sono mancate critiche da parte di Monteverdi della minoranza. Pierluigi Previ. Penultimo riequilibrio di bilancio per il Comune di Bedonia in attesa dell'assestamento definitivo che dovrà essere approvato entro il 30 novembre. Un riequilibrio resosi necessario per uniformarsi a disposizioni del Governo centrale emanate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Si rimane tuttavia con il fiato sospeso in quanto molti provvedimenti non sono ancora stati definiti in modo chiaro e l'esperienza maturata negli ultimi anni ha insegnato che gli eventuali aggiustamenti non potranno che essere in senso negativo per le casse comunali. Un riequilibrio di attesa perché a oggi non sappiamo ancora
quanto saranno i trasferimenti del 2013 per i comuni di Bedonia, non sappiamo addirittura quanto sarà il rimborso dell'IMU prima casa, se sarà in totale di quello che insomma, il comune di Bedonia raccoglieva come IMU prima casa. Non sappiamo molti dati che ci devono arrivare per forza di cose dalla ragioneria centrale dello Stato. Insomma, le discussioni che a livello nazionale si stanno prendendo ricadono a bomba su tutti i comuni. E la riequilibrio di stasera, comunque, l'unica buona notizia che ci fanno dire che stiamo lavorando perlomeno in queste condizioni, ma nel migliore dei modi, è che i risparmi grazie alle nostre scelte amministrative degli anni scorsi ci fanno investire altri 11.000 euro sulle strade e altri 3.000 euro sugli edifici comunali come le scuole. Insomma, è un toccasana, credo, in questo periodo dell'anno per i nostri comuni e soprattutto per un comune come Bedonia, che ha 200 km di strade comunali e degli istituti scolastici che in questi anni si sono ammodernati, ma credo che ogni anno debbano essere sempre tenuti in vita nel migliore dei modi. Pur riconoscendo le difficoltà che l'amministrazione sta incontrando indipendentemente dalla sua volontà, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario sia su questo punto all'ordine del giorno che su quello successivo riguardante la convenzione tra tutti i comuni della provincia allo scopo di effettuare un'unica gara d'appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. I due punti all'ordine del giorno di questa sera erano cose dovute, cose di legge, e io credo che sia sul riequilibrio come sull'altro ordine del giorno non ci fossero problemi, perché sono situazioni dettate da condizioni obbligatorie. Chiaramente abbiamo espresso voto contrario, perché sul bilancio, sul riequilibrio di bilancio, alcune cose si potevano fare meglio, ma noi sulla questione bilancio siamo contrari. Sulla questione invece convenzione rete gas avremmo votato a favore se il risparmio sinergico che deriverà dalla gara del 2014 condotta dal Comune di Parma avesse fatto avere uno sconto ai cittadini. Così non è, e la cosa ci lascia perplessi, non l'abbiamo votata. Durante il proprio intervento, Costantino Monteverdi ha anche espresso alcune considerazioni generali sull'attuale situazione, dipingendola a tinte piuttosto fosche. Purtroppo le tinte sono fosche a livello nazionale, perché qui parlano di vedere le luci in fondo al tunnel, ma probabilmente è il treno che viene in senso contrario. Molto francamente non riusciamo a capire dove l'Italia sta agganciando questa ripresa. Siamo a livello Lussemburgo e presto probabilmente ci sorpassa anche la Grecia. Si parla solo di tasse, allora non paghiamo l'aumento dell'IVA però aumentiamo la benzina e altre accise. Mi sembra una roba assurda sostanzialmente. Secondo me ci vuole un po' di rivoluzione anche da parte del popolo, perché francamente di questo passo diventiamo l'ultimo paese dell'Europa e chiaramente non riusciamo a risollevarci. Prosegue la raccolta firme nel comune di Albareto. Il responsabile dell'ufficio elettorale informa che sono ancora disponibili presso l'ufficio segreteria i moduli di raccolta delle firme relativi alla proposta di legge disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo, che scadrà il 15 di questo mese, e il referendum abrogazione parziale della legge Merlini in scadenza il 16 ottobre. Ogni elettore iscritto nel list del comune di Albareto interessato alla sottoscrizione di una di queste proposte e può recarsi presso l'ufficio di segreteria chiedendo di Renzo Scarpenti, che si trova in piazza Giuseppe Micheli numero 1, tutti i giorni durante gli orari di ufficio, munito di valido documento di identificazione. Con la motivazione migliore interpretazione del brano d'obbligo, il concerto d'armonia Valtaro, proposto dalle bande di Borgotaro e Fornovo insieme per l'occasione, ha vinto il terzo premio al concorso Bande Bicentenario Verdiano a Busseto. Un altro importante riconoscimento è stato assegnato nei giorni scorsi al corpo bandistico di Borgotaro. Insieme alla banda di Fornovo ha preso parte infatti con il concerto d'armonia Valtaro al concorso Banda del Bicentenario Verdiano, svoltosi a Busseto e nato proprio per festeggiare il bicentenario della nascita del grande maestro.
Il concorso era aperto a tutte le bande non professioniste legalmente costituite ed il vincitore, oltre ad aggiudicarsi un ricco premio di 1.500 euro, si potrà d'ora in poi fregiare del titolo onorifico di banda del Bicentenario Verdiano. Sono stati 14 corpi bandistici che si sono iscritti regalando a Busseto uno straordinario fine settimana in musica. Ottimo piazzamento, dicevamo, per le bande di Borgotare e Fornovo che si sono aggiudicate il terzo posto con il punteggio di 452 su 500 con la motivazione migliore interpretazione del brano d'obbligo ed un buon acquisto del valore di 300 euro. Davanti a loro il concerto bandistico Città di Moltambano Ionico, che ha ottenuto il punteggio di 468 su 500 punti. Al primo posto, con 486 punti su 500, l'orchestra giovanile di Fiati Monteverdi di Ripa Teatina, in provincia di Chieti.